Buonasera e benvenuti a questa seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo andando a Pescara perché questa mattina presso la sede dell'Agenzia Sanitaria Regionale si è tenuta una tavola rotonda sui costi standard della sanità, previsto anche un confronto con la Regione Puglia. Ce ne parla Paolo Renzetti. A Pescara oggi si tiene questo importante convegno, questa tavola rotonda per parlare dei costi standard della sanità. Dottor Damario, Regione Abruzzo, che è stata una regione virtuosa pur nell'emergenza sanitaria. Sì, in effetti il problema dell'utilizzo delle risorse in sanità ce lo siamo posti già a metà del 2021, quando appunto con la necessità di far fronte all'emergenza pandemica e con un'attribuzione di risorse statali che era di gran lunga inferiore ai costi reali, ci siamo impegnati molto, anche aderendo a un benchmark con grandi ospedali italiani, lo studio Nisan, per capire come meglio allocare queste risorse. Questo ci ha dato una grande mano, perché poi siamo riusciti a chiudere praticamente, nonostante il grande impegno dei costi Covid, il nostro bilancio regionale 2021 in pareggio. Però siccome risorse aggiuntive statali per i prossimi anni non sono previste, e quindi la nostra il discorso di oggi ci pone in una ottica di prevenzione dell'attribuzione delle risorse e dell'utilizzo delle risorse nei nostri ospedali. Stiamo responsabilizzando le nostre quattro ASI in un controllo di gestione sempre più concreto, sempre più attento, perché questo permette di tenere in equilibrio sia gli ospedali che la Regione Abruzzo. Anche perché per il futuro l'invecchiamento della popolazione porterà, insieme al Covid, che comunque ha una coda ancora lunga, si prevede una coda di post-Covid o di ritorni di piccole puntate fino al 2026, quindi i costi aumenteranno, di come sempre di più liberare risorse da una gestione appropriata. Ed ora il Covid nella nostra regione: sono 599 nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Del totale 447 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il tasso di positività calcolato sulla somma tra tamponi molecolari 2117 e tamponi antigenici 4422 è pari al 9,16%. Si registra un decesso. Il bilancio delle vittime sale così a 3312. In lieve aumento i ricoveri, gli attualmente positivi sono 24.183, 236 pazienti più uno sono ricoverati in ospedale in area medica e 7 sempre con un nuovo ingresso in terapia intensiva, mentre gli altri 23.940 sono in isolamento domiciliare. I guariti odierni sono 1.644. Il totale dei nuovi casi, 113, fanno riferimento alla provincia dell'Aquila, 184 a quella di Chieti, 143 in provincia di Pescara, 138 in provincia di Teramo, 9 fanno riferimento a persone fuori regione, sempre 9 per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Cambiamo argomento. Nel DDL concorrenza che approderà in Senato il prossimo 30 maggio sarebbe inserita la possibilità per i comuni di prorogare di un anno la riassegnazione delle concessioni balneari. Ora però il governo dovrà trovare la quadra sul testo. Giuseppe Dintino. Le gare per riassegnare le concessioni balneari dovranno partire entro il 31 dicembre 2023, così come da sentenza del Consiglio di Stato, ma i comuni avranno la possibilità di prorogare la scadenza al 31 dicembre 2024. Sarebbe questa la modifica introdotta nel disegno di legge concorrenza che approderà in aula al Senato lunedì prossimo. Il testo infatti non convince pienamente Lega e Forza Italia da un lato e Movimento 5 Stelle Italia Viva dall'altro, ma il Premier Draghi si è imposto, la faccenda deve essere chiusa entro maggio, mentre l'emendamento del governo allontana l'ipotesi del voto di fiducia. Le tante concessioni sui 150 km di costa abruzzese potranno quindi rimanere tali per un altro anno e non oltre, nel caso in cui vi siano ragioni che impediscano la conclusione della procedura selettiva, recita il testo, comprese ad esempio la presenza di un contenzioso o difficoltà oggettive legate all'espletamento della gara. Il testo
insomma rimane piuttosto vago, così come è vago riguardo gli indennizi. Questi saranno a carico del concessionario subentrante per la perdita dell'avviamento, ovvero l'utile meno il costo figurativo, e per il valore residuo dei beni immobili e degli ulteriori beni su cui i gestori uscenti abbiano fatto investimenti purché non siano abusivi. Il valore residuo sarà calcolato sulla base delle scritture contabili, ovvero di una perizia giurata redatta da un professionista abilitato. Il fatto però che nella formula venga utilizzato un esempio apre uno spettro di ulteriori e indefinite possibilità. Inoltre, obiettano alcuni, si rischia un'esplosione di contenziosi a scopo dilatorio. Rimandare la scadenza non è una soluzione, fanno sapere le associazioni dei balneatori, vogliamo certezze sugli indennizzi. Quello in Senato però sarà solo il primo step per approvare una riforma i cui 12 articoli, tra cui anche quelli riguardanti taxi e NCC, saranno esaminati e modificati alla Camera. Ma nei gruppi di centrodestra serpeggia il malcontento di chi già accarezza l'idea di approvare per ora il testo, ma poi, finito il governo Draghi, il prossimo anno, di varare una nuova proroga delle gare. Se il centrodestra vincerà, cambieremo tutto, ha dichiarato l'onorevole forzista Mallegni. Parole tratte da un futuro che per ora è solo ipotetico. Caro gasolio, la pesca al collasso e state distruggendo la pesca. Le scritte sugli striscioni esposti ad Ancona durante la protesta iniziata davanti al mercato ittico e proseguita con un corteo diretto verso la zona Zipa, organizzata dagli operatori della pesca contro il caro gasolio che sta strangolando anche questo settore. Sono oltre 200 gli addetti alle marinerie provenienti da Marche e Abruzzo che partecipano alla manifestazione, nella quale c'è stato anche qualche momento di tensione con la polizia che sorveglia la situazione in assetto antisommosse. Il corteo, a causa stato disagio alla viabilità tra la zona del porto peschereccio e quella dei cantieri che porta all'uscita nord dello scalo. Slogan urlati e fumogeni accesi durante l'iniziativa per sensibilizzare istituzioni e cittadinanza sulla difficile situazione delle marinerie. Intanto si mobilita anche la politica locale. Il problema del caro gasolio è arrivato in conferenza delle regioni. Io e il presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio stiamo proponendo un'istruttoria alla Commissione Agricoltura e Pesca. Così ha parlato oggi a Termoli il presidente della Regione Molise Donato Toma. Toma ha annunciato anche l'intenzione di chiedere un provvedimento a favore dei pescatori che possa alleviare in maniera sostanziosa il caro gasolio. Cambiamo argomento. Lo Stato deve investire sulla scuola, rinnovare i contratti per dare stabilità al lavoro e agli organici anziché tagliarli. Passaggi che vanno portati a termine attraverso la contrattazione. Sono alcune delle motivazioni dello sciopero del comparto indetto per lunedì 30 maggio. Vediamo. Le motivazioni sono profonde. Noi siamo di fronte a un intervento governativo a gamba tesa sul versante del reclutamento, della formazione e della valorizzazione professionale. Il tema della formazione e della valorizzazione professionale deve essere affrontato invece contrattualmente. Il governo invece con un decreto vuole intervenire e questa è una cosa che per noi è inaccettabile. Chiediamo di togliere questa parte da questo decreto e poi insistiamo sul fatto che bisogna investire seriamente nella scuola, perché la scuola pubblica in questi anni ha dimostrato di essersi messa a disposizione per affrontare la pandemia e le emergenze che sono derivate dalla pandemia. Quindi occorrono investimenti seri, partendo dal rinnovo contrattuale, perché non abbiamo ancora il rinnovo contrattuale. Scioperiamo perché vogliamo un contratto che è scaduto il 31 di dicembre del 2018, sono passati anni e non ci mettono le risorse perché si possa arrivare ad una definizione. Addirittura siamo con delle risorse che sono decisamente inferiori anche al tasso di inflazione, non soltanto quello reale che è oltre il 6%, ma anche quello programmato da parte del governo. Noi insistiamo a chiedere dei tempi scuola distesi, perché i ragazzi e i bambini in questo periodo hanno la necessità di rifare comunità e quindi c'è bisogno di tempi distesi nella scuola, c'è bisogno di un tempo scuola maggiore, c'è bisogno quindi di più organici, c'è bisogno di più risorse. Queste cose qui
qui purtroppo non sono all'ordine del giorno di questo governo, per cui noi unitariamente abbiamo deciso di scendere in piazza e di scioperare. Lo facciamo perché pensiamo che è importante l'investimento nella scuola pubblica, perché è un investimento che guarda al futuro. Sul precariato si cambia linea politica praticamente ogni 3-4 mesi, invece bisogna fermarsi e stabilizzare innanzitutto i tanti precari che in questi anni hanno reso possibile il funzionamento dell'istituzione scolastica. E poi bisogna fare dei percorsi formativi che non sia una corsa a punti come è quella dei CFU che ci viene proposta, ma invece sia un sistema di reclutamento ordinario, dove si parte dall'università, si fanno le discipline e poi successivamente si fanno le didattiche delle discipline, perché noi dobbiamo fare in modo non di avere dei docenti che sappiano le discipline, ma che sappiano insegnare le discipline. Anche il concorso recente sta dimostrando che invece si punta soprattutto alla conoscenza disciplinare, non alle modalità per insegnare bene le discipline. Il caro pedaggi di A24 e A25, i mancati lavori per la messa in sicurezza sono gli argomenti al centro dell'incontro tra sindaci che si terrà domani pomeriggio a Carsoli. Si parlerà anche della richiesta di recesso delle concessioni avanzate da Strada dei Parchi. Vediamo. I sindaci di Abruzzo e Lazio tornano alla carica contro il caro pedaggio e la mancata messa in sicurezza delle autostrade A24 e A25. Prossimo incontro in agenda venerdì alle 18:30 nella sala consigliare del comune di Carsoli. Sul tavolo il blocco dei rincari fissato dal ministro Giovannini fino al 31 dicembre 2022 e gli interventi lungo le arterie dopo l'ennesima bocciatura del piano economico e finanziario. Noi venerdì pomeriggio alle 18:30 torneremo di nuovo ad incontrarci a Carsoli, intanto per fare il punto della situazione e soprattutto per programmare le prossime iniziative, le prossime mosse, perché dal ministro, dal governo di fatto non abbiamo ancora un aggiornamento, un quadro chiaro della situazione. Sappiamo che dal 1° luglio si proseguirà con il blocco dell'aumento dei pedaggi, però di fatto concretamente non abbiamo visto alcun provvedimento in tal senso, quindi è necessario insomma muoverci e abbiamo davanti a noi un altro mese perché dobbiamo avere delle soluzioni certe. I sindaci discuteranno anche sulla richiesta del concessionario Strada dei Parchi di recedere dal contratto di concessione a fronte di un indennizzo da parte dello Stato di circa 2,5 miliardi di euro. Il gruppo della famiglia Toto ha rotto gli indugi dopo lo stop al PEF, lamentando le difficoltà nel pianificare la gestione di una infrastruttura così importante e così complessa. Il contratto di gestione stipulato nel 2000 e rinnovato nel 2013 scadrà nel 2030. Anche noi abbiamo appreso la notizia dalla stampa, vogliamo sapere, intendiamo sapere quali saranno le mosse del Ministero insomma in merito a questa proposta, a questa richiesta, perché poi da lì insomma derivano una serie di conseguenze e soprattutto una serie di attività da porre in essere e quindi insomma chiederemo anche delle spiegazioni, dei chiarimenti al Ministero. Questa è l'unica cosa certa, i sindaci, gli amministratori di Lazio e Abruzzo non mollano, questo è sicuro. Cambiamo argomento e andiamo a Teramo perché la Fondazione Tercas compie 30 anni di attività sul territorio, un lungo periodo durante il quale l'ente ha contribuito a realizzare 3.000 progetti nel settore del sociale e della cultura, erogando 80 milioni di euro. Tania Bonici Castelli. Il futuro ha un cuore antico, un cuore che batte da 30 anni a Teramo e batte a sostegno dei più deboli e della bellezza. Parliamo della Fondazione Tercas, che nel trentennale della sua storia ricorda di aver contribuito alla realizzazione di oltre 3.000 progetti nei settori del volontariato, ricerca scientifica, sanità, arte, cultura, musica e teatro, erogando oltre 80 milioni di euro. Dal punto di vista del sociale ricordiamo per esempio che l'hospice che ha accolto numerosi dei nostri malati è stato ristrutturato proprio grazie alla Fondazione Tercas, gli interventi sulle case di riposo, come dimenticare le opere liriche che sono state ospitate presso il nostro teatro, tutto quel movimento culturale che si è verificato e tutte quelle manifestazioni che in questi giorni festeggiano con noi 30 anni come Maggio Fest, ma anche possiamo parlare di Teramo Poesia, possiamo parlare della Riccitelli che ci accompagna sempre, a Cezze Spettacolo, diciamo un
una progettazione comune e soprattutto un rapporto anche con tutto il territorio provinciale. E anche tanto sostegno sociale. Moltissimo sostegno sociale, soprattutto abbiamo creato una rete, e mi piace ricordarlo questo, perché siamo riusciti a creare collaborazione tra coloro che operano nel settore del sociale. Oggi abbiamo una rete di associazioni che vanno dalle mense dei poveri all'assistenza alle donne vittime di violenza, ai minori, Casa Madre Ester, pensiamo che da sempre è da noi sostenuta, che riesce a parlare, a dialogare e a sostenersi. La giornata celebrativa dei 30 anni della Fondazione Tercas è stata l'occasione per ricordare il compianto avvocato Mario Nuzzo, professore di diritto civile, che ha guidato l'ente per quasi 20 anni ed è rimasto presidente onorario fino alla sua morte. Nel suo nome sono state istituite 4 borse di studio agli studenti del primo anno di Scienze della Comunicazione ed Economia dell'Università di Teramo. Presente alla cerimonia di consegna la moglie, la signora Maria Pia Caruso Nuzzo. Il professor Nuzzo ha vissuto qui a Teramo gran parte della sua vita professionale, sia accademica che nel settore delle fondazioni. È stato per la maggior parte di questi 30 anni della fondazione che oggi celebriamo, e ha dedicato quindi tanto impegno ma anche tanto amore e passione per la città di Teramo e per il suo territorio. Chicca della giornata, la presentazione di un gioco in scatola dedicato a Palazzo Melatino, realizzato con l'azienda Lisciani Giochi, che contribuirà a divulgare la conoscenza del patrimonio culturale della città di Teramo. L'Accademia del Musical Theatre di Silvano Torrieri propone 3 serate da oggi fino a sabato di prosa e musical all'Auditorium Cerulli di Pescara. Vediamo. 3 serate all'Auditorium Cerulli di Pescara tra musical e prosa. Che cosa vedremo in queste 3 serate? Allora, queste 3 serate ci saranno. Questa serata sarà una serata dedicata a uno spettacolo di prosa dal titolo Sulle spine, fatta da un attore, Davide Pinto, curato, la regia è curata da me. Nella successiva serata, quindi venerdì, questo venerdì ci sarà invece uno spettacolo dedicato più al tema musical, infatti il titolo è Broadway on the Road, e il terzo spettacolo è uno spettacolo con un tema più, diciamo, di una certa importanza, dal titolo La Confessione. Protagonisti saranno i ragazzi che si sono diplomati nella tua accademia. Sì, è quello che facciamo di solito, nel senso che i ragazzi con noi studiano, fanno questo percorso professionale, fanno 7 ore al giorno dal lunedì al venerdì, studiando canto, danza, recitazione. Quando finiscono il percorso è evidente che bisogna un pochettino, come dire, accompagnarli, no? Introdurli nel mondo dello spettacolo. Quindi non facciamo altro che curare, proprio allestire degli spettacoli, e come succederà appunto in queste 3 serate. L'Accademia di Silvano Torrieri cosa fa? Vogliamo anche parlare di questa tua creatura nata ormai da diversi anni. Sì, noi siamo partiti qualche anno fa, l'intenzione era quella fortemente da me voluta evidentemente, di portare non solo il musical come formazione, quindi come approccio formativo, ma il poter avere una struttura importante che potesse curare la formazione dei ragazzi, facendo fare canto, danza, recitazione, e cercando di far sì che queste 3 discipline, come succede in America o come succede anche in Inghilterra nel West End, si possano ben coniugare tra loro. A San Buceto è andata in scena Pizza in Tour, la competizione gastronomica vinta da quella con fave, crema di pecorino e guanciale. Tra i fattori valutati l'utilizzo di alcune qualità di farine e di prodotti a chilometro zero, oltre che la buona fusione degli ingredienti. Vediamo. La pizza firmata da Romolo Mammetti e Stefania Nebuloso, a base di fave, crema di pecorino e guanciale croccante, vince Pizza in Tour al ristorante Schiavone di San Buceto, presso l'ippodromo di San Buceto di San Giovanni Teatino. Siamo con Franca Minucci, una gara con 10 concorrenti, una gara di ottimo livello, che dire? Di ottimo livello, dici bene. Le pizze erano tutte diverse, ma tutte con una loro peculiarità, con una loro caratteristica, soprattutto fatte tutte a chilometro zero, con i prodotti, diciamo, del loro
loro orto e spesso diciamo delle loro proprie famiglie e delle loro terre, e questo è stato un, diciamo, un elemento in più nel valutarle. E sono state particolarmente curate perché c'era dietro una lievitazione lunga e fatta molto bene, c'erano delle farine speciali, ormai le casalinghe sono diventate bravissime e, come dico sempre, loro detengono veramente questa grande tradizione nelle loro mani, nei loro cuori, e dobbiamo ascoltarle e seguirle proprio per questo. L'armonia degli ingredienti, l'impasto, la modalità di cottura, cosa ha fatto la differenza? Beh, un po' tutte queste cose, insomma, perché a volte la pizza è arrivata calda nel modo giusto, per cui diciamo tutti i sapori, gli odori, i profumi si sono liberati in maniera giusta e li abbiamo avvertiti tutti, e quindi questo fa molto la differenza. C'erano, diciamo, per esempio quella con le fave, che poi è quella che ha vinto, è proprio perché aveva un prodotto, tra l'altro, dell'orto anche così, diciamo, contemporaneo, così attuale, e questo per noi è stato molto importante perché ne va della freschezza del prodotto, ne va quindi dei profumi che il prodotto emana ed esala, e noi siamo stati molto sensibili a tutto questo. Pizza accompagnate dalla birra Lacu, ma anche da ottimi vini come quelli firmati Sincarpa e Santone. Sì, è sempre un po' un laboratorio questo nostro modo di incontrarci, perché insieme chiaramente agli esperti come Santini, come Santino Strizzi, come altri enologi e come tutti quelli che ci accompagnano, noi proviamo e in qualche modo verifichiamo, andiamo a capire che cosa è meglio che accostare con un prodotto e con un altro, e a volte ci confrontiamo su questo. Quindi diciamo che queste tavolate sono anche dei laboratori da questo punto di vista, insomma, quindi molto importanti. Siamo alla pagina dello sport. Con la sconfitta di Trastevere finisce il cammino playoff della Vastese. Nonostante il 4-0, gli aragonesi chiudono una stagione molto positiva tra tante difficoltà, tra le quali quelle legate all'impianto sportivo dell'Aragona, che ha costretto i ragazzi di Fulvio D'Addario a giocare per diverse gare senza l'appoggio dei propri sostenitori. Al tecnico biancorosso è affidato il bilancio della stagione. Vediamo. Diciamo che i primi 25 minuti abbiamo fatto molto bene, dovevamo andare anche in vantaggio, c'è stato questo errore, quindi sono andati sull'1-0, e poi Corsetti, che è un ottimo giocatore, io ho avuto, un giocatore tecnico che quando riceve palla, se la stoppa, ti può far male, quindi sono andati sul 2-0, noi abbiamo avuto penso 4 palle gol pulite, poteva essere riaperta anche a 5 minuti dalla fine, ma non ci siamo riusciti. Però i ragazzi, devo dire, encomiabili, perché dopo 3 giorni fare una sfida del genere, sono stati veramente bravi, e quindi il grande riconoscimento a questi ragazzi, che ce l'hanno messa sempre tutta, e ora, al di là del 4-0 che insomma è bugiardo, ma parliamo del secondo attacco del campionato, e quindi con giocatori che segnano. Io so che cosa ho dato per la Vastese, so che cosa ho sacrificato per la Vastese, so quanto ho lavorato per la Vastese, e non solo per la Vastese, e quindi penso che a 62 anni io ho ancora voglia di fare calcio, ma farlo calcio, non pallone. Penso che ora a Vasto si faccia calcio per quello che abbiamo portato come idee, come organizzazione e come giocatori che si comportano in un certo modo. Non c'è stato mai una diceria su questi giocatori, e quindi vuol dire che abbiamo dato anche delle regole, dobbiamo essere soddisfatti in questo. È un messaggio anche per la società, per sedersi nei prossimi giorni e cercare di continuare questo matrimonio insieme? No, io vado a sedermi a casa mia a riposarmi, perché ho 62 anni e non devo allenare per forza, non mi devo vendere a nessuno, io vado via soddisfatto perché ho fatto veramente tanto per la Vastese, ripeto, ho sacrificato la mia famiglia, poi chi lo vuol vedere lo veda, chi non lo vuol vedere mi interessa poco. È un saluto. Un saluto sempre a tutti quanti, anche a quei 10 tifosi che c'erano oggi, a quei 5 tifosi che c'erano domenica scorsa a Nereto, e soprattutto alla società, diciamo a 2 persone che sono Scafetta e Bolami, che io penso che senza di loro a Vasto penso che il calcio faccia un po' fatica, perché non vedo alternative a questi due, quindi l'augurio che la città si tenga stretti questi due presidenti.
Ieri sera, momento conviviale per l'Abba Pineto, è stata l'opportunità per salutare i giocatori arrivati a un passo dalla promozione in A2. Obiettivo che la società perseguirà anche l'anno prossimo con un nuovo allenatore al posto di Franco Bertoli. In pole Giacomo Tomasello, ex Aversa. Intanto il presidente Guido Abbondanza racconta come ha smaltito la sconfitta nella finale con Prata di Pordenone. Sergio Zappalorto. Presidente Guido Abbondanza, poche ore sono trascorse dall'amarezza, calice amaro come si dice in questi casi, della sconfitta contro il Prata. Che cosa è rimasto di quella serata, Guido, e se hai superato e se stai dormendo? Allora, diciamo cos'è rimasto. È rimasto comunque la convinzione di aver fatto un grande campionato. Questo ne sono convinto e questa sera adesso lo dirò anche ai ragazzi e a tutta la squadra. Perché non è facile arrivare dove noi siamo arrivati. È vero che siamo arrivati fino in fondo e è mancato l'ultimo tassello. Però da uomo di sport, quale ritengo di essere, ormai sono più di 12 anni che sono impegnato in questo progetto, so benissimo cosa significa vincere e so benissimo cosa significa vincere un campionato. Noi lo abbiamo sfiorato, siamo arrivati in finale e credo che abbiamo fatto una grandissima stagione, è mancata la ciliegina sulla torta. Sul fatto del dormire, la prima notte è stata molto dura, poi come dire, mi sono abituato. Guido, una sola battuta, mettiamola sul divertente, perché nei biglietti della lotteria talvolta c'è scritto ritenta, sarai più fortunato. Ci ritenterai? Sì, con mio fratello l'altro giorno stavamo analizzando il nostro percorso dei 2 anni in A3. Noi, questo è il secondo anno che disputiamo la Serie A3 e praticamente l'anno scorso siamo usciti in semifinale a gara 3. Quest'anno siamo usciti in finale e quindi, come dire, l'anno prossimo non ci resta che conquistare quello che non siamo riusciti in questi 2 anni. Questa è la speranza, è l'impegno e sicuramente è la passione e l'investimento che la società farà per arrivare a questo obiettivo. Poi, come testimonia la stagione che si è appena conclusa, non è facile poi arrivare, però sicuramente l'impegno nostro è quello di programmare una stagione ancora da protagonista. Questa sera alle ore 21 non perdete l'appuntamento con Velo per parlare del mondo del ciclismo, del Giro d'Italia per la precisione. Conduce Jacopo Forcella con Luciano Rabottini. Invece l'appuntamento per l'informazione è alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata.